te. No, non ce la farai, nessuno riesce ad imbrogliarmi. Hanno suonato, va a vedere se gentile. Sì. Accidenti, anche di sabato vengono a disturbare. C'è Bodmer. Ma è vero, c'è Bodmer là fuori. Cosa facciamo? Non esagerare con gli scherzi, non ci caso. Zitto. Vabbè, ordinagli 3 litri di latte e anche uno yogurt. Ma no, dai, è vero, vieni a vedere. Ma dici sul serio, c'è veramente Bodmer? Buongiorno, signorina Vakolic. Buongiorno, signor Bodmer. Mi scusi se la disturbo, ma ero nei pregi e allora... Ma veramente non sono ancora vestita. Non fa niente. E va bene, entri pure. Solo un paio di domande. Ah, aspetta qualcuno a colazione? Sì, una collega di lavoro. Le va bene se ci sediamo lì? Sì, come vuole. Signorina Vakolic, sa dare il giusto valore alla cittadinanza svizzera? Sì, naturalmente. Perché? Perché si ha quasi l'impressione che non prenda sul serio questa richiesta. Che cosa intende dire? Quello che ho detto. Vede, signorina Vakolic, con noi non si può scherzare. Ma, signor Bodmer, io non capisco cosa voglia dire. E io non posso essere più chiaro di così. Guardi che se la commissione dice no e no, non vorrà questo. Pensa che la commissione dirà di no. Dipende solamente da lei. Vorrei proprio sapere, signor Bodmer, che cosa faccio di male. Insomma, io lavoro tutto il giorno in teatro. Il balletto non è... si tratta solo di lavoro. A noi interessa anche la sua vita privata. Beh, questo è tutto. Non voglio disturbarla oltre. Se permette, do un'occhiata in giro. Ieri sera ho fatto un po' tardi con gli amici. A volte certi ospiti non vogliono più andarsene. Resta solo quella stanza. È la camera da letto. Ma è ancora tutto in disordine. Non è un problema. Con gli artisti si può chiudere un occhio. Ah, alla televisione dicono che nelle lenzuola colorate si dorme meglio. È vero? Ma veramente non saprei. Io dormo bene dappertutto. Un bel letto grande. Qui ci sarà la stanza da bagno. Sì, stavo per entrare nella vasca. Beh, non è molto grande. Oh, per me sola va bene. Beh, meglio di niente. Me ne vado. Torni pure a trovarmi, signor Bodmer, se ha bisogno di altre informazioni. So io quello che devo fare, signorina. A proposito, non conviene dire bugie. Che cosa intende dire con questo? Arrivederci, signorina Vakolic, e dica al suo amico che la prossima volta non deve nascondersi. Moritz! Moritz! Adesso il caffè sarà freddo. E così la mia cittadinanza è andata in fumo. Dai, magari la commissione la pensa diversamente. Figurati se prima non leggono il rapporto. Penseranno senz'altro, ecco com'è realmente. E in più è una ballerina. A chi crederanno quelli? A un poliziotto o a una ballerina?
Ah, se lo chiedi a me ti devo rispondere che dipende da caso a caso. La direzione del teatro sarà informata dell'esito negativo. Da cosa nasce cosa? E potrebbe accadere che anche il mio contratto con l'Olanda salti. No, Moritz, per colpa di Bodmer è in pericolo tutta la mia carriera. Per fortuna uno come Bodmer non può rovinare il nostro weekend. C'è poco da ridere. Tu sei un super cittadino svizzero. Potresti esserlo anche tu. Basta che sposi una svizzera. Cosa? Sposare te? Non l'ho detto io. Ma lo pensi però. Sarebbe corruzione di pubblico ufficiale. No, no. Esistono altre possibilità. No, no! Ich bin ein Schweizer Knabe von Freiheitsinturtrüt. Da lachet keine Freude, wo keine Freiheit blüht. Der wohnt im Brünnli, ist der Stern des Glücks im Lande nah und fern. Ich bin ein Schweizer Knabe von Freiheitsinturtrüt. Concedetemi due parole. Questa festa per la naturalizzazione dei signori Stark è anche purtroppo una festa di commiato. Il nostro stimato primario, il collega Stark, ci lascerà. E poiché ora è anche un nostro concittadino a tutti gli effetti, aprirà un suo studio medico privato. Desidero fare a lei e alla sua signora, caro dottor Stark, anche a nome delle colleghe e dei colleghi e naturalmente di tutto il personale, i migliori auguri per un luminosissimo futuro. E adesso festeggiamo la nuova coppia svizzera a tutti gli effetti. La ringrazio, signor direttore. Sono molto, grazie. Molto grato di lei. Grazie. Molto gentile. Grazie. Grazie. La ringrazio molto. La sua collaborazione è stata molto, molto preziosa. La ringrazio tanto. Andiamo a prendere. Vieni. Oh, caro, grazie. Grazie. Grazie, arrivederci. Vieni. Momento della verità. Alfredo, cosa ci fai con la balestra? Cosa ci fai? Sì. Adesso devi dimostrare di essere diventato un vero cittadino svizzero. Toh, prendi. Ecco qui. Fate un po' di largo, attenzione. Giorgio, per favore, mi prendi una sedia? Aspetta. Grazie, grazie. Sandra? Sandra, hai una mela? No, non ne ho più. Le ho usate tutte quante per la torre. Non hai qualcosa d'altro? Ma ho un'anguria. Un'anguria? Perfetto. Perfetto, portamela qui. Attenzione. Carlo, Carlo, vieni qua. Vieni qua, attenzione, scusate, un attimo solo, con permesso, scusate. Carlo, siediti qua, ecco qua. Manfredo, tu sei pazzo, attenzione, ti gira. Attenzione, fate largo, attenzione. Tu credi che io sia un idiota? No, 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 io penso che se sei veramente diventato un cittadino svizzero lo devi dimostrare, se no, addio alla cittadinanza, permesso. Dai, Grimori, un po' cagone adesso, scusate. Dai. Ecco qui l'angoria, si sta? Ecco. Attenzione, prendi. Ma che cosa vuoi fare? Dai, dai, poi Sandro ci ha preparato degli ottimi caffè e una buona torta. Vogliamo farlo aspettare? Dai, forza, tira. Tira tu? Perché lo tiri tu? Ma chi è diventato lo svizzero? Io o te? Ma dai, tira. E poi non penso che avrai una grossa difficoltà a prendere quella grande luna che è lì davanti. Dai, forza, tira. Ma no, ma dai, tira, tira. Ecco. Fermo, fermo, zitto. Ecco. Stai attento. Shh, silenzio. Tira. Tira. Oh.